Attenzione, quelli della Salernitana, che sarà il prossimo avversario proprio della Lazio, ma insomma questa sera, nonostante il risultato, si può ritenere soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. Buonasera, Sarri. Buonasera. Abbiamo fatto una buona partita, un primo tempo un po' più attendista, un po' più timoroso, e poi abbiamo fatto un ottimo secondo tempo e siamo stati in partita fino alla fine contro una squadra forte e abbiamo cercato il pareggio fino alla fine, quindi abbiamo fatto una buona partita. Sarri, a proposito di questo, come ha detto lei, un primo tempo in un modo, un secondo tempo un pochino meglio da quel punto di vista. Ieri lei ha parlato soprattutto di coraggio. Quanto l'ha soddisfatta questo aspetto dopo una partita così, soprattutto nel finale, forse in crescendo? Ah, tutto il secondo tempo è stata una partita giocata come avevamo detto, a viso aperto, senza nessun tipo di timore. Primo tempo probabilmente anche gli avversari ci hanno stretto un po' a difendere un attimino più basso, non era solo una scelta nostra, però la squadra dà la sensazione di discreta solidità per tutta la partita, non c'era mai la sensazione fossimo in una sofferenza enorme, se non per qualche piccolo spezzone, ma di pochi minuti, quindi bene. Forse l'aspetto anche tra quelli ovviamente più positivi è la compattezza, ad esempio nei numeri, il primo tempo lei ha detto sicuramente non il primo tempo che si aspettava, però una squadra molto compatta rispetto alle ultime 5 partite è un elemento che questo la soddisfa in particolare. La sensazione di solidità che abbiamo dato stasera è stata buona, speriamo che siamo in grado di darla con continuità a questo punto. Diletta, Sarri vi ascolta. Solidità, compattezza, questi sono stati gli aspetti positivi della Lazio visti questa sera, soprattutto nel primo tempo. Borca. Ciao mister, Ciao, buonasera. ciao. Sì, proprio di questo volevo parlare. Si è parlato tanto di che avete preso tanti gol, però oggi si è visto una squadra molto bene messa in campo, dove l'Inter ha fatto a volte fatica a trovare spazi. E siete stati sempre in partita, come bene hai detto te. Cosa ti porti a casa di meglio? La parte offensiva della squadra nel secondo tempo, dove siete stati più coraggiosi, o questa compattezza che magari vi farà stare meglio nelle prossime partite? Noi bisogna andare alla ricerca di quello, di essere più compatti, più solidi, perché poi abbiamo dei giocatori di qualità e dal punto di vista offensivo qualcosa fuori tiriamo sempre in tutte le partite. Quello che ci manca in certe partite sta la compattezza difensiva. Negli ultimi tempi sembravamo aver fatto un grosso passo in avanti, poi la partita con l'Empoli ci ha fatto riprendere tanti dubbi e tanti timori da questo punto di vista. Stasera era una prova importante contro una squadra forte e spero che quello si è visto stasera di poterlo vedere con continuità. Marco Parolo. Buonasera mister, complimenti. Ciao Marco, ciao. Io penso che questo qua, lo spirito, se ce l'avete da qua a fine campionato, ne perderete poche di partite, perché oggi avete trovato una squadra forte, che comunque ha delle qualità che magari sono superiori e quindi l'hanno dimostrato in campo per merito loro. Però la Lazio è stata in partita, è stata fino alla fine. Ecco, Basic ti dà quella compattezza in più a metà campo e forse magari ti manca qualcosa di qualità nel palleggio davanti, perché 2 o 3 volte anche nel primo tempo c'era la possibilità in velocità di uscire palla al piede e trovare poi Pedro, Felipe Anderson per mettere in difficoltà la linea difensiva dell'Inter. Nel secondo tempo di voglia con Luis Alberto, però è lì l'equilibrio che devi trovare. È uno dei punti in cui abbiamo cercato di intervenire, ma poi è sempre un tentativo, non è detto che cambiando un interprete si possa trovare maggior solidità. Questo ho qualche dubbio. Diciamo il livello di attenzione, di applicazione e di aggressività che ho visto stasera non l'ho visto sempre, quindi dobbiamo andare alla ricerca di quello. E Sarri, si aspetta anche qualche acquisto, qualche rinforzo in questo mercato di gennaio? Ma no, non lo so sinceramente, so che siamo un po' bloccati dall'indice di liquidità, che non sono riuscito neanche a capire bene che cazzo sia, però vediamo, la società lo sa che io avrei bisogno di qualcosa, vediamo se lo fa. Beh, staremo a vedere se lo fa. Volevo coinvolgere anche Ambrosini e Borghi, ragazzi.
siamo rimasti, ci ha scaldato un po' l'indice di liquidità, che avevamo bisogno, mister, di farci scaldare da qualcosa. No, penso che la difficoltà adesso, per tirare un po' le somme di tutto il discorso, sia, insomma, si prende da una parte e si toglie dall'altra, insomma, è una squadra che difende magari di compattezza e perde qualcosa, diciamo, in scioltezza in fase offensiva. Penso che la chiave sia un pochino quello, cioè il lavoro, secondo me, di questi primi mesi sia stato proprio quello, cioè cercare di dargli da una parte e non togliergli dall'altra. Maurizio, magari forse il giochino da qui a fine stagione sa tenere quello che di buono è fatto e metterci qualcosina in più, perché il resto, penso che l'analisi sia questa. Te sai benissimo, e poi a me, giocatori di qualità, mi piacerebbe farli giocare tutti insieme, però purtroppo ogni tanto, anzi, per quanto riguarda i miei gusti, spesso abbiamo preso troppi gol, e quindi io, che sono il responsabile, qualche tentativo diverso lo devo fare. Sì, buonasera Sarri. Senta, lei diceva prima che, al di là dell'indice di liquidità, qualcosina la società sa che le servirebbe. In che settori? Magari gli esterni di difesa e un vice Immobile, può essere quello il completamento della rosa? Ma no, il completamento no. Per quello che ho in mente io, ci va qualcosa in più. Anche a livello numerico, perché noi sì, siamo tanti giocatori, però qualcuno non è assolutamente adatto a giocare così, quindi penso che un mercato non ci basti, e quindi sarebbe, secondo me, importante cominciare a intervenire, perché poi dover fare tutto in un mercato potrebbe essere complicato. Chiaro, va bene, grazie mille. Prego. A Maurizio Sarri. Non...